Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Da un po' che non ci vediamo, oggi parliamo di un titolo che volevo fortemente consigliarvi e che voglio fare ora il video perché poi magari con le nuove uscite, se ci saranno, chissà. Prima di tutto ditemi come state, come sta proseguendo la vostra quarantena, fatemelo sapere e spero che stiate tutti bene. Oggi vi parlerò appunto del manga che vedete qua sotto come titolo e sto parlando di Sangatsu no Lion, cioè Un mazzo da leoni. Se vedete questa copertina, voi direte: ma io quando cerco Un mazzo da leoni su internet vedo un'altra copertina, che sarebbe questa, che è quella disegnata da Chika Umino. Questa copertina la vendevano sull'anteprima, la vendevano, la regalavano sull'anteprima. Quando uscì il primo numero, non so quanti anni fa ormai, di Un mazzo da leoni, è stata disegnata da Kentaro Miura, che è lo stesso autore di Berserk. Oddio, se l'ho pronunciato male, ditemelo perché non so pronunciarlo. E questo primo volume non mi ricordo quando è stato pubblicato, ma penso nel 2016, non ricordo. Comunque, parecchi anni fa, infatti, ne ha subiti di traslochi e ha subito appunto anche il passare del tempo perché ci sono un po' ingiallito, un po' così. Comunque, ho deciso di mantenere la copertina di Miura, non perché quella di Chika Umino facesse schifo, anzi, ma perché qua ci sono i gatti dello Shogi. Mi piaceva tantissimo mantenerlo perché lo trovavo veramente fantastico il fatto che ci siano dei gatti. Così, tra parentesi, per chi ha visto l'anime, capisce appunto l'importanza di questi gatti che vi aiuteranno a capire lo shogi. Lo shogi è è stato descritto come un tipo di scacchi giapponese, ma secondo me è ancora più complesso, cioè in molte parti, tra un capitolo e l'altro del volume, dei volumi, ci sono delle parti che dove vi spiegano le varie tecniche del gioco, ma è veramente complicato. Io non ci ho mai capito nulla, devo dire la verità, ma non sono brava neanche i scacchi, quindi è tutto un dire. Comunque, togliendo questa parentesi, sappiate appunto che Chika Umino, sapete più che altro che Chika Umino è una delle mie mangaka preferite. Vi lascio il video qui sopra. L'ho scoperta con Onion Clover che mi è stato consigliato da Iris Room e 88 Ferro, che mi hanno anche aiutato a recuperare i volumi. Vi sto parlando del 2010-2011, quindi quasi 20 anni fa, o 20 anni fa, adesso non ricordo con precisione. E Onion Clover mi è travolta perché si parla comunque di ragazzi che stanno finendo l'università, che non sanno cosa vogliono e dei ragazzi comunque che dove tu puoi vederti, ti puoi ritrovare in uno di loro. E Chika Umino è brava in questo, ma ne parleremo dopo. Mi sono innamorata di Onion Clover, ho fatto fatica, ci sono voluti mesi prima di riprendermi e per lasciarli andare è stato veramente dura. Non è stato semplice trovare un sostituto di Onion Clover perché non c'è, non esiste. Quando hanno annunciato Un mazzo da leoni, apriti cielo, sono stata felicissima ed ero anche un po' come dire, stupita del fatto che Chika Umino non avesse seguito perché non capisco cosa c'è che manca a quest'autrice per avere un successo. Se mai leggerete una storia di Chika Umino, che sia Un mazzo da leoni, che sia Onion Clover, noterete dei particolari che comunque in altre autrici, in altri autori non li troverete mai. Se vi piacciono gli slice of life, assolutamente Chika Umino è una delle regine. Parlando di Un mazzo da leoni, è la storia di Rei Kiriyama che da bambino perde tutta la sua famiglia a causa di un incidente. Un incidente che porta via a Rei tutti, padre, madre e anche la sorellina più piccola. Lei si ritrova da solo e in balia dei vari parenti delle due famiglie, quindi terrorizzato sul suo futuro. Oltre ad aver perso tutta la famiglia, non sa cosa gli accadrà. In quel momento arriva una persona, un amico di suo padre. L'amico di suo padre, Koda, è un campione di shogi.
e che vede, poi vedremo tra i vari flashback, che vede Ray un grandissimo potenziale. Ray ama lo shogi più che altro per far piacere a suo padre, non ha una passione viscerale. Dopo aver visto Ray, Coda rimane veramente colpito e decide così di adottarlo. Coda porta Ray all'interno della propria casa. Lui ha già una moglie e due figli abbastanza grandi, tra cui Kyoko, che è la più grande. Mi sembra che Ray è il mezzano, diciamo, perché ha un figlio maschio più piccolo, poi c'è Ray, poi c'è Kyoko. E da lì succede la frattura totale, perché Coda vede in Ray quello che non vede nei propri figli e quindi punta tutto il suo sapere e tutto il suo tempo su Ray, trascurando tutto il resto della famiglia. Quello che succede è che i due fratelli si scagliano contro Ray, principalmente la femmina Kyoko, che si scaglia completamente su Ray, bullizzandolo, torturandolo. Ad un certo punto Ray cosa fa? Oltre ad essere comunque un bambino con dei problemi molto gravi e crescendo si amplificheranno sempre di più a causa di quello che gli è successo, decide di buttarsi a capofitto all'interno dello shogi per potersi mantenere. Pian piano diventa uno dei più importanti esponenti, diventa un quinto dan, se non mi sbaglio, di shogi e decide di andarsene da quella casa, se ne va per quei motivi appena elencati, appunto perché non è ben voluto, non è ben voluto, è ben voluto solo dal padre, ovviamente, ma dai fratelli è veramente odiato, odiato fino alla morte, fino al punto che appunto decide di allontanarsi, ma si allontana da minorenne, quindi Ray ha 17 anni e vive da solo, deve andare a scuola, si mantiene con lo shogi perché diventando un professionista può mantenersi con lo shogi. Ray ha fortissimi sensi di colpa per quello che gli è accaduto e per le sue vicissitudini, poi dopo quello che è successo alla propria famiglia, vive dei sensi di colpa fortissimi, ha una depressione molto radicata e socialmente emarginato e in più fa fatica a socializzare con gli altri. È una persona veramente problematica, ma nel senso che ha subito tanto, ha veramente, potete anche chi può empatizzare con un personaggio come Ray, che ha perso tutto, non ha più niente, non ha un legame familiare e che vedeva in coda un legame familiare, ma che gli è stato brutalmente portato via dai suoi figli. Questo video non è stato fatto per dirvi, come sapete, io non farò mai spoiler, quindi vi darò gli incipit per potervi far capire quanto sia bello Sangatsu no Lion. E quindi non sentirete mai dei personaggi che poi verranno negli altri numeri. Adesso sono stati pubblicati 14 volumi, è ancora in corso, è stato, non so se mi sbaglio, ma il 15° volume è stato pubblicato in Giappone, arriverà presto in Italia. E l'unica cosa buona, a mio avviso, che ha fatto la Planet Manga è che, pur non avendo molto successo, Chieko Umino lo sta portando avanti, pur avendo un prezzo veramente elevato. Tornando al manga, da lì in poi, da questo momento in poi, scopriremo la vita di Rei. Rei vive in una parte della città che si chiama Rione Giugno. Di fianco a lui vivono le sorelle Kawamoto, che vivono nel rione appunto Marzo. E le sorelle Kawamoto sono quelle che salvano a Rei la vita, perché finalmente Rei si lega tantissimo a queste tre sorelle, che le vede poi un po' come famiglia, pur avendo comunque mantenendo delle distanze sociali che il suo essere gli impone. Le sorelle Kawamoto hanno appena perso la madre, sono tre sorelle, la prima è Akari, che è la più grande, 22-23 anni mi sembra, che fa due lavori, poi c'è Hinata che è la mezzana e poi alla fine la piccola Momo che è bellissima e dolcissima Momo. E quello che mi colpisce tantissimo di queste tre sorelle è l'ospitalità con cui hanno accolto Rei, il fatto che comunque non lo hanno mai
messo da parte o comunque non hanno mai pensato alla loro famiglia, hanno subito compreso tutto il dolore che ha lei addosso e tutto ciò che sta passando. Non lo lasciano solo nemmeno un minuto, nemmeno quando lui cerca di isolarsi, perché molto spesso cerca di isolarsi. Quello che vedremo in Un Marzo da Leoni è appunto le varie sfaccettature dei personaggi, e sentiremo tantissimo, se siete delle persone empatiche, l'empatia con cui trasmettono e soprattutto la cura con cui Cicca Omino descrive i caratteri e la maturazione dei vari personaggi. Quello che mi è rimasta impressa tantissimo, insieme all'urlo, direi, che poi vi linko qui sotto, ha messo Maria Stefani all'interno del suo Instagram, che è un urlo veramente sentito ed è una capacità che chi ce l'ha, la capacità di rendere un urlo così sentito attraverso la carta e non con l'animazione, è una capacità veramente forte che non hanno nessuno, al mio avviso, cioè ne hanno pochi, hanno questa capacità, Cicca Omino ce l'ha. Oltre l'urlo, appunto, direi, mi è rimasto impresso l'urlo che vedrete nel primo volume di Inata durante la celebrazione comunque appunto della nonna e della mamma, insomma, una cerimonia. E lì esprime tutto il suo dolore della perdita della madre ed è veramente un urlo che ti entra dentro, insieme a quello, direi, ti entra dentro e fa fatica ad uscirne. A me ha fatto venire la pelle d'oca, sinceramente. E da qui in poi vedremo la crescita, direi. La crescita, direi, che non solo vedremo appunto i suoi lati positivi, ma vedremo anche tanti lati negativi, perché non è che se una persona subisce quello che ha subito Rei non ne abbia. Vedremo la crescita personale di tutti i personaggi e dei personaggi secondari. Secondo me, la caratteristica principale di questa autrice è appunto saper descrivere un personaggio e poi scavarne fino in fondo il suo essere. Molti personaggi che voi vedrete allegri, oppure che vedrete magari dei personaggi, dei giocatori di Shogi fortissimi, che magari apparentemente non hanno nessun tipo di problema, poi Cicca Omino ci penserà lei a farvi vedere chi è in realtà quel personaggio. Andando avanti è un crescendo, non ho visto mai un calo in nessun numero, però sono andata a vedere così per curiosità le recensioni, oppure comunque i pareri rispetto all'anime, perché difficilmente si compra il manga. Adesso vi faccio vedere altre copertine, perché se no faccio vedere solo questa, è la seconda. Quella mia preferita, tanto ve le faccio vedere sempre le mie preferite, ce ne sono tante. Devo dire, perché vabbè, Cicca Omino è bravissima, ma le mie preferite, adesso ve le faccio vedere, trattano sempre delle sorelle Kawamoto. Tra l'altro la mia preferita è Akari. Eccole qua. Queste sono le mie preferite. Va bene, l'ultima, che è questa qua, che è carinissima. Poi questa è la terza, guardate Momo. Cioè, quando ho poi ho scoperto che c'era una bambina che si chiamava Momo, voi sapete che sono impazzita. Questa è la, aspettate, la, oh, oddio, la nona, scusate, si vedrà, è nata. E poi questa bellissima, l'undicesima, cioè bellissima. Sapete perché mi piace Cicca Omino? Perché riesce a plasmare, comunque a mantenere all'interno di un manga sia la parte comica che la parte più seria, senza che l'una scavalchi l'altra. È una fusione perfetta, veramente perfetta. Vi faccio vedere i disegni. Scusate se vado velocemente, ma mi si sta scaricando la fotocamera. I disegni sono stupendi, cioè Cicca Omino ha dei disegni fantastici. Come vi dicevo, questi bianchi e neri calcati, fantastici, bellissimi, guardate che bella. I gatti la fanno da padroni, i gatti sono veramente divertenti, fantastici, hanno questi parietti meravigliosi che vi assicuro vi intratterranno alla follia, li amerete alla follia. E l'ultima cosa che volevo dirvi di Un Marzo da Leoni è che è un viaggio verso l'introspezione dei personaggi. Cresceremo con Rei, cresceremo con le sorelle Kawamoto, ma anche con tanti altri personaggi, perché
di cui che amerete appunto tantissimo e che odierete tantissimo. Non è tutto rose e fiori, come sempre, Giacomino ci insegna la vita, insomma, però è veramente da amare, da avere assolutamente con tutto me stessa, ve lo straconsiglio e non posso che dirvi recuperatelo in qualche modo. Mi piace chi critica questo titolo definendolo paranoico, ma non è così. Purtroppo non tutti siamo empatici e non possiamo capirlo, però se avete un'empatia molto forte sulle problematiche altrui, ve lo straconsiglio, come Slice of Life è uno dei migliori. Questo è tutto ciò che penso di Un Marzo da Leoni. Fatemi sapere qui sotto se lo recupererete, se vi incuriosite, se l'avete letto. Vi ricordo che nell'info box troverete tutti i miei link ai social e spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!